alle mazzette da 15.000 euro due volte al giorno da parte dell'imprenditore che ha preso in carico le vie d'acqua. Tra l'altro l'opera che più di tutte criticavamo in quanto insostenibile anche dal punto di vista progettuale, e i comitati ci hanno fatto vedere come devasti i parchi. Quindi questa è la natura che sta venendo a galla. Al posto di nutrire il pianeta abbiamo nutrire degli amici, quindi una spartizione di una torta da 11 miliardi di euro e soprattutto la speculazione edilizia con la vicenda dei terreni che tutti voi conoscete. Come sapete, Expo 2015 è la prima esposizione universale della storia che ha usato terreni privati e non terreni pubblici o espropriati per pubblica utilità. Questo è ovviamente stato uno scandalo. I danni dei cittadini, per intenderci, nella mia parte, quella del Comune di Milano, i cittadini per acquistare quelle aree assolutamente inutili hanno speso 30 milioni di euro, ricorrendo tra l'altro a debito. E si continua proprio con questa battaglia, ma ricordiamo un attimo, abbiamo sentito dai giornali in questi giorni che inizieranno a collaborare chi è stato arrestato, e ovviamente, come ho detto ieri in consiglio comunale, se collaboreranno inizieremo a vedere tutto quello che ancora manca di Expo, e saranno 11 mesi tranquilli per loro. Passo a Giampiero Maccabiani, capogruppo in Regione Lombardia per il Movimento 5 Stelle. Sì, grazie. Il tema di questa conferenza stampa è Expo, ma potremmo anche definirlo, ve l'avevamo detto. Noi come Movimento 5 Stelle da anni, abbiamo sentito Mattia Calisi in Consiglio Comunale, nei banchetti, in tutti i luoghi, avevamo sempre detto che Expo era un'occasione per il malaffare. Avevamo detto controllate gli appalti sono in pericolo, qui ci sono infiltrazioni della criminalità organizzata. Nessuno ci ha ascoltato, tutti sono stati zitti. E adesso possiamo dire ve l'avevamo detto, noi avevamo ragione, purtroppo sempre la magistratura deve a darci ragione, ma per questo perché? Perché questo è evidente, per come funziona il sistema dei partiti e questo sistema mafioso che usa i soldi pubblici per arricchirsi, questo e nient'altro. In questi giorni abbiamo sentito delle dichiarazioni fuori luogo, Renzi che dice che la politica deve stare fuori dalle indagini. Beh, forse non ha capito cosa è successo. Qui la politica è dentro fino al collo nelle indagini, anzi oltre il collo, sono dentro completamente. Abbiamo visto tutti, la politica, i partiti, greganti, questa è oltre Tangentopoli. Ci sono dentro tutti i partiti, dalla sinistra alla destra. Qui stiamo ancora una volta scoperchiando un sistema di partiti che gestisce gli appalti come con un sistema mafioso, partiti e mafia. Quello che noi abbiamo sempre detto. Abbiamo sentito Maroni e Pisapia dire le mele marce. Vi ricordate Craxi quando parlava di Marruolo di turno? Queste non sono mele marce, anche loro non hanno capito dove sono. Questo è un sistema marcio che dobbiamo tutti mandare a casa. Noi in Commissione Antimafia in Regione abbiamo ascoltato Rognoni, si è venuto a fare in audizione a ottobre dell'anno scorso. Illustrava il suo software per gli appalti, per la sicurezza degli appalti. E noi dicevamo, ma forse non è poi così sicuro. E lui diceva, va tutto bene. Infatti è stato arrestato. Paris ci ha fatto da cicerone quando siamo andati a fare l'Expo Tour. Gli chiedevamo le cose come vanno. Ecco, gli chiedevamo e lui diceva, va tutto bene. Va tutto bene, infatti è stato arrestato. Questo è un sistema che noi dobbiamo abbattere. E noi siamo l'unica forza politica in grado di poterlo dire, perché siamo l'unica forza politica che non ha le mani in pasta in questo sistema. Altra perla, Maroni che ha parlato di Expo Mafia Free, forse aveva ragione, forse intendeva free nel senso libero di fare quello che vuole, forse è questo che intendeva, bisogna anche intendersi bene con le parole, quindi spiegare cosa vuoi dire quando dici certe cose. Quindi noi andremo avanti. Purtroppo l'Expo, ormai gli appalti sono stati dati, noi continuiamo con la nostra idea e adesso cedo il microfono a Corbetta. A tutti ho voluto parlare. Buonasera a tutti, sono Gianmarco Corbetta, membro della Commissione Antimafia in Regione Lombardia. Allora, ancora oggi abbiamo sentito Renzi parlare della necessità di snellire le procedure, di semplificare la burocrazia per fare fronte allo stato di emergenza, al fatto che non ci sono i tempi larghi per continuare con le opere. Ecco, noi ci teniamo a sottolineare che rifiutiamo questa logica dello stato di emergenza. Questo è solo un pretesto per gli appalti che sono già stati assegnati.
E allora su quelli non puoi intervenire con l'autorità dell'anticorruzione. Quelli che rimangono da segnare sono veramente poca cosa. E quindi è ancora la solita operazione di foglio di fico per continuare ad andare avanti così come è andato avanti fino ad ora. Sì, buongiorno a tutti, io sono Stefano Buffagni, consigliere della Lombardia. Intanto vi ringrazio, quando abbiamo fatto la conferenza l'altro giorno più o meno c'era una simile. Noi non abbiamo chiamato questa realtà, questa situazione Tangentopoli Vista, abbiamo chiamata Tangentesco. L'avevamo già denunciato, come vi ha detto Mattia, e ora sembra che si stia scoprendo l'acqua calda. Riteniamo sia veramente una cosa vergognosa. Vergognosa perché è impressionante che uno Stato come l'Italia debba trovarsi ad oggi, nel 2014, davanti a queste cose che secondo noi sono vergognose. È inutile parlare di spending review. Quando si fa le spending review andare a vessare i cittadini, mentre poi vengono sprecate in questo modo queste risorse che secondo noi si potevano gestire in maniera diversa. Credo che quello a cui siamo davanti oggi in Lombardia è l'ennesima dimostrazione della spartizione della torta. Le indagini parlano chiaro, le intercettazioni anche, ovvero da una parte CDO, dall'altra le cooperative. L'opposizione in Regione Lombardia non c'è mai stata. Quando noi dicevamo in campagna elettorale lo scorso anno che sono la stessa cosa, i fatti lo stanno dimostrando. E oggi oggettivamente l'unica forza che si è posizionata in opposizione a mani libere è il Movimento 5 Stelle. In questi scandali è venuta fuori anche la Città della Salute, questa mega speculazione immobiliare sulle aree ex Falco, ovvero a Sesto San Giovanni, sembra fosse la Stalingrado d'Italia, no? PD ha sempre governato, Penati è stato sindaco, poi è andato in provincia e ovviamente si è fatto indagare in provincia, è andato in regione e ha pensato bene di fare questa spartizione di soldi. Oggi come oggi c'è un bando di gara pilotato per questa Città della Salute, c'è una commissione che è stata scelta a tavolino e noi abbiamo presentato oggi stesso in Regione Lombardia una mozione per chiedere l'annullamento del progetto, perché ci sono tutti i presupposti legali per farlo, per risparmiare soldi pubblici, è inutile andare a togliere pensioni, a tagliare stipendi, a chiedere ulteriori tasse, bisogna risparmiare. Stamattina Renzi ha detto una cosa, ha detto Stato più forte dei ladri, c'è un problema signori, oggi i ladri sono nello Stato. E questo è il vero problema. Allora, o si riesce a fare un cambio totale, altrimenti non andiamo da nessuna parte. E quando noi dicevamo che li vogliamo mandare tutti a casa, questo è solo un passaggio, perché piano piano lo faremo. Noi stiamo lavorando con la magistratura, forniamo tutta la documentazione che è in nostro possesso, perché siamo in opposizione e quando troviamo del marcio facciamo di tutto per farlo saltare. Ha pilotato per questa Città della Salute, c'è una commissione che è stata scelta a tavolino e noi abbiamo presentato oggi stesso in Regione Lombardia una mozione per chiedere l'annullamento del progetto, perché ci sono tutti i presupposti legali per farlo, per risparmiare soldi pubblici, è inutile andare a togliere pensioni, a tagliare stipendi, a chiedere ulteriori tasse, bisogna risparmiare. Stamattina Renzi ha detto una cosa, ha detto Stato più forte dei ladri, c'è un problema signori, oggi i ladri sono nello Stato, e questo è il vero problema. Allora o si riesce a fare un cambio totale, altrimenti non andiamo da nessuna parte. E quando noi dicevamo che li vogliamo mandare tutti a casa, questo è solo un passaggio, perché piano piano lo faremo, noi stiamo lavorando con la magistratura, forniamo tutta la documentazione che è in nostro possesso, perché siamo in opposizione e quando troviamo del marcio facciamo di tutto per farlo saltare. Ricordo una cosa, il compagno G ha 3 condanne, non 1, 3, e continuava a frequentare degli ambienti delle istituzioni. Come facciamo ad andare in giro per l'Europa a chiedere rispetto per l'Italia quando un soggetto di questo genere continua a frequentare gli ambienti istituzionali? È una cosa secondo noi vergognosa. Ricordiamo anche che era tesserato PD e non più tardi di qualche settimana fa era in Piemonte, in prima fila, alla presentazione di Chiamparino e Fassino. Allora, signori, o qua cambiamo pagina e li mandiamo davvero tutti a casa, oppure non lamentatevi più e non stupitevi più di questo schifo e per favore iniziate ad ascoltarci maggiormente, che sarebbe una cosa gradita. Grazie. Mi chiamo Caracciolo, sono anch'io in commissione antimafia come i miei colleghi. È vero, bisogna dare un taglio, bisogna dare effettivamente un cambio netto, perché Expo non si può pensare di portarlo avanti indipendentemente da quello che sta succedendo. Quello che ci stanno raccontando è dobbiamo per forza realizzare Expo. Sulla bilancia c'è da un lato la legalità, dall'altro Expo a tutti i costi. Per noi pesa sempre e solo di più la legalità. Su questo noi non indietreggiamo, perché è un periodo storico in cui è davvero necessario dare un segnale forte di svolta, in cui chissà deve venire fuori a parlare e raccontare tutto quello che sta succedendo.
Perché, come dicevano i miei colleghi, non è solo questione di poche mele marce, è il sistema che noi denunciamo, un sistema marcio che abbiamo sempre denunciato e che da quando siamo all'interno delle istituzioni denunciamo anche con nomi e cognomi e che iniziano a spuntare fuori. Perché dalle intercettazioni è vero, si è sentito di Paris, è stato lui arrestato, ma guardate chi è stato accompagnato, chi ha accompagnato Paris da Berlusconi. E noi abbiamo denunciato in Consiglio regionale mesi fa il fatto che il sottosegretario regionale all'Expo, Fabrizio Sala, avesse portato in giunta regionale da Maroni, avesse fatto assumere per il suo rapporto fiduciario un consulente politico, Oronzo Rao, che è indagato adesso per corruzione o falso ideologico, non ricordo nemmeno perché i reati sono sempre quelli che girano e ruotano. Ebbene, sottosegretario regionale Expo ha fatto assumere una persona con questa reputazione, che nemmeno che anche noi sapevamo, era impossibile non sapere, adesso sotto indagine, ma lui è ancora lì. E ci stupiamo poi che Paris sia stato accompagnato, così dicono le intercettazioni, dalla stessa persona da Berlusconi. Ma quando si parla di Expo e di questi danni, non si può non ricordare tutte le infrastrutture che ruotano intorno ad Expo, perché non è solo la piastra, anche se lì, anche nella piastra, ci sono le due grosse aziende che gestiscono gli appalti, CMC e Mantovani S.P.A., che noi denunciamo da mesi in antimafia, da mesi, perché entrambe hanno ottenuto i due appalti principali con un ribasso del 40% e oggi continuano a rincarare, a rincorrere i costi differenziali raggiungendo quello che era il prezzo di base della gara. E sappiamo quante indagini ci sono dietro queste due grosse aziende, che sono le capofila delle due associazioni temporanee di imprese, sono le due capofila, e ci stupiamo che ci sia del marcio dentro in Expo. Ci sono delle indagini sulla Mantovani S.P.A., così possiamo leggere, e sapete anche voi benissimo, che riguardano rapporti con la famiglia Madonia, quindi famiglie di mafiosi. E ci sono poi tutta una serie di enti che dovrebbero controllare. Abbiamo il Comitato Trasparenza Appalti Pubblici e le Commissioni Antimafia e i Comitati e il Consiglio di Sorveglianza di Infrastrutture Lombarde, che abbiamo audito in Commissione Antimafia, ma che è stato imbarazzante per l'incompetenza e per l'incapacità di dare alcun tipo di risposta. Allora, anche intorno al sito espositivo ci sono tutte le opere infrastrutturali. Bisogna andare a vedere anche lì. Arriveranno anche lì gli arresti, noi ce l'auguriamo. Perché ci sono dei nomi che puzzano, che sono davvero in odor di mafia, eppure sono lì. E c'è tutto il capitolo appalti sanitario. Perché quanti di noi sanno, di voi sicuramente, quante volte noi in Commissione Sanità abbiamo fatto emergere le questioni degli appalti nel San Gerardo, le questioni degli appalti del San Carlo? Non c'è niente a norma nel San Carlo, niente. L'ASL è uscita, ha fatto delle rilevazioni, non riusciamo ad avere i verbali di queste rilevazioni perché non c'è nulla a norma. E non c'è nulla a norma, eppure arrivano 40 milioni all'anno. E ci stiamo chiedendo e stiamo chiedendo le informazioni per capire dove sono quei 40 milioni, dove sono scomparsi quei 40 milioni. E allora speriamo che la magistratura vada avanti, al contrario di quello che dicono gli altri politici, deve andare avanti, perché non ci sono solo questi appalti, ma davvero c'è tutto un sistema marcio che ruota intorno a pochi personaggi che collusi con i partiti destra e sinistra, riescono a portare avanti la loro discrezionalità, la loro capacità di avere potere, di acquisire tangenti e di fare quello che vogliono. Oltretutto noi avevamo una proposta alternativa, perché ci accusate di essere sempre quelli del no. In realtà noi da anni sponsorizziamo la proposta del Politecnico di Milano, dell'Expo diffusa e sostenibile, che avrebbe davvero invece portato una svolta e avrebbe dato un valore economico e occupazionale qualitativo al nostro paese, che invece è stato snobbato perché evidentemente faceva girare pochi soldi. Allora, quello che noi chiediamo oggi è davvero di dare una svolta importante, di fermare quest'opera, perché l'Italia, come e Lombardia in particolar modo, è come un animale sfregiato, ormai è morente. O cerchiamo di prenderlo, risollevarlo, metterlo in una stanza rianimazione, cercare di dargli la possibilità di sopravvivere, o se proseguiamo, come dicono gli altri partiti, gli diamo il colpo di grazia e se ne assumano loro la responsabilità di dare il colpo di grazia
a questa situazione già molto compromessa. Siete molto preparati. Io non so esattamente cosa aggiungere a quello che avete detto. Forse stiamo sbagliando tutto. Forse continuiamo a rivolgerci a degli organi di stampa e televisivi e poi di qua uscirà una mia battuta. Uscirà una mia battuta, i vostri interventi molto parcoraggiati, molto informati, non uscirà nulla. Si continuerà così e poi magari si indignerà la politica che noi stiamo cavalcando questa cosa in sede elettorale per prendere voti. Allora per la par condicio bisognerebbe che ci facessimo arrestare anche noi. Qualche onesto si dà in pasto a questo cosa. Allora, qui c'è da chiarirci una cosa. Quando parliamo di associazioni a delinquere, mafiosi, inserimenti, noi andiamo con la memoria a una mafia che forse non c'è più, forse c'è in poche zone dell'Italia. Oggi un'associazione a delinquere vera è formata da un uomo d'affari, un politico, un banchiere, un notaio e un commercialista. A volte non c'è neanche il delinquente. Allora, noi ci dobbiamo mettere un po', aprire un po' gli occhi e guardare che l'Expo non è stato costruito e pensato per dare un'immagine al mondo dell'Italia, dei prodotti italiani, se no l'avrebbero fatto come la Fiera del Mobile, l'avrebbero fatto espansivo, frammentato nella cerchia lombarda. L'hanno fatto proprio per questo. Sono costruite queste cose come il TAV, come le grandi opere, per riciclare. È un'associazione a delinquere, finalizzata al riciclaggio di denaro pubblico. Allora, è aprire un cantiere, fare un buco, metterlo in sorveglianza, fare gli appalti. E vedete, ha il subappalto del subappalto del subappalto. È un sistema che si autoalimenta così, tutto a debito. Oggi Lebettino di Firenze ha detto una frase, ci metto la faccia. Lui ci mette la faccia, ma gli italiani ci mettono il culo, delle volte. Allora, la faccia ce l'hanno già messa, l'hanno già persa la faccia. La persa Chiamparino, la persa Fassino, lasciando una città e una regione piena di debiti. La persa. Allora, io ho pubblicato oggi un post intitolandolo Il gioco dei quattro cantoni, perché è entusiasmante, ci vuole la mente perversa di un comico per capire questo. Allora, se tu analizzi, devi analizzare o ti appendi per i piedi con la testa in giù e guardi il paradosso di tutto. Neanche, siamo oltre il rubare, non è più rubare. Siamo oltre, bisogna analizzarlo dal punto di vista psichiatrico, perché noi assistiamo a questo. Arriva un super commissario, il gioco dei quattro cantoni, arriva il super commissario che è super commissario all'anticorruzione. Arriva da Roma e dice, c'è corruzione all'Expo? È fantastico. Lui stava in un ufficio che aveva un telefono a gettone, due sedie, da solo, però prendeva anche uno stipendio. Allora, questo super commissario va a commissariare un commissario. Abbiamo il commissario che commissaria il commissario, è straordinario. E il commissario che c'era, che ha detto io non ho preso niente, ma non mi sono accorto. È fantastico. Il commissario che viene commissariato non si era accorto. Allora, quando siamo entrati con un pullman, con 40 parlamentari dentro, e io ho guardavo con un occhio... La mia natura è quella dell'ironia, un po', ho visto un campo di 1 milione di metri quadri con nulla. Ho detto, ma guardi che c'è nulla, faremo. Poi ho capito che il nulla è quello lì. Hanno trasformato un campo agricolo, cioè un orto di 1 milione di metri quadri, in un orto privato, per trasformarlo poi in un orto pubblico accessibile. Quindi non c'era nulla, le strutture sono attorno. Allora, strutture, è lì dove ci sono le grandi, il cemento, allora escono questi personaggi che pensavi fossero spariti, hanno gli eroi, questa peste rossa con 100 variazioni di grigio, hanno i loro eroi, a destra non mangano, a sinistra Greganti, quello che non parla, quello che entra in prigione dal fianco alla cella, quello che non dirà mai niente, è l'eroe della sinistra, hai capito? Quindi, entrando lì, abbiamo visto questi personaggi strani, che dicevo, queste opere attorno, tangenziali, un'autostrada di 15 corsie, ci vuole una mente malata, da Monza a Milano 15 corsie, non è una progettazione architettonica sopraelevata che passa 6-7 metri dalle finestre delle case.
sono rimasti stupiti anche a Los Angeles, ci hanno chiamato, hanno detto ma vi state un po' montando la testa, di 15 corsie. È tutto così, per arrivare a fare preventivi super gonfiati, ma il sistema è questo, o lo accettiamo, o se no non so cosa potrà succedere. Noi dobbiamo dare un segnale assolutamente straordinario, dicendo che l'Italia è cambiata, sta già cambiando, c'è un movimento che è un vento, come l'ha chiamato Schulz. Allora farei un appello alle vostre televisioni, al signor Schulz che mi ha paragonato a Stalin. Primo, innanzitutto deve ringraziare Stalin, perché è Stalin che ha vinto la guerra contro la Germania, e se perdeva Stalin, lui lì c'era con una svastica sulla fronte. Secondo, non ti puoi permettere, caro Schulz, di venire qua a fare campagna al PD con i soldi del Parlamento Europeo, che ci sono anche i miei soldi, te li paghi tu, quindi dai le dimissioni, prendi quei soldi e fai la campagna che vuoi. E poi non ti puoi neanche permettere di venire in uno stato estero a dire e a denigrare un movimento con 10 milioni di italiani. Quindi il vento, che noi ci ha definito un venticello, il vento si farà molto più forte. E allora io ti consiglio, caro Schulz, di cominciare ad ancorarti magari alla Merkel, che pesa un po' più di te, e ti verremo a trovare lì. Detto questo, diamo un segnale che qui la situazione è cambiata e sta già cambiando e cambierà. Cambierà con le elezioni europee, perché le vinceremo, cambierà e daremo un segnale che chi vuole investire qua non viene a fare la spesa. Se vuole investire qua, investe con trasparenza, noi tratteremo con le società oneste, per bene e trasparenti come siamo noi. Noi abbiamo inserito in Parlamento una visione diversa, abbiamo inserito la cosa più semplice del mondo, perché la politica è l'arte della complessità, le leggi non si capiscono, è fatto apposta, l'Europa non si capisce, è proprio il non comprendere la loro forza, appena tu trovi della gente che capisce, diventa problematico poi gestire la gente che capisce. Allora il comma 7 che modifica il comma 18 della legge 15 e della legge 17, qualsiasi legge del patto di stabilità leggera non si capisce, ma non deve essere capito. Quindi la complessità è una palla gigantesca, gestire e fare politica deve essere la cosa più semplice del mondo, quello che abbiamo fatto noi, abbiamo introdotto una figura modificata geneticamente dentro il Parlamento, non l'avevano mai vista, e in Parlamento c'erano ci sono i lobbisti, li abbiamo scoperti, filmati, mandati via, abbiamo visto come funziona, e questa figura innestata così, che non se l'aspettava nessuno, è una persona onesta, chi lo sa? Che non serva solo quello, lo diceva Benedetto Croce, la politica è introdurre una persona onesta, non uno che ci mette la faccia, perché se ci mette la faccia come Renzi, e ci mette la faccia come la legge elettorale, come il Job Act e come le province, allora c'è da toccarsi i coglioni quando uno parla così. Allora, Lebetino va in giro a raccontare frottole, e con il beneplacito vostro, io non so cosa uscirà da questo, uscirà l'attacco di Grillo a Renzi, l'ha chiamato Lebettino, usciranno le frasi, avete bisogno non di verità, avete bisogno di titoli per fare i vostri giornali o i vostri servizi. Allora, cominciate a schierarvi anche un po' voi, siate onesti almeno intellettualmente, noi non possiamo andare avanti col Corriere che fa paginate, bisogna riprendere i lavori, che lavori prendi? C'è una rapina in corso, che lavori prendi? O entri agli arresti o finisce lì la cosa. Noi andremo avanti per la nostra storia, con la nostra tesi, che deve essere fermato tutto, perché balleranno ancora 4-5 miliardi e non siamo in grado di tirarli fuori ancora col debito che aumenta. È tutta gente che va perseguita, vanno perseguiti i leader politici, non questi barboni della tangente di 15.000 euro, 20.000 euro, vanno presi e li sappiamo chi sono. In Italia c'è una peste rossa, ve l'ho detto, che gira in Coop Rossi. Il Coop Rossi non avrà preso tangenti, ma facevano preventivi al 30% più bassi e poi recuperavano i soldi in corso di lavoro. Oppure prendevano il terreno del scavato e andavano a coprire le cave e le discariche dei loro amici. Si può fare in tanti modi. Comunque ci siamo. Sono andato dentro le banche. Siamo andati dentro le banche, perché dentro sempre una roba così ci sono le banche, e ci sono le banche degli amici, ci sono il Monte dei Paschi, una banca di 20 miliardi che adesso non vale più quasi niente, 2 miliardi e mezzo,
qui c'è il grattacielo dell'Unicredit, hanno fatto un grattacielo dell'Unicredit, l'Unicredit ha perso 13 miliardi nel 2013, il suo amministratore Profumo è andato via con 40 milioni di euro di bonus di uscita, e adesso al Monte dei Paschi, e invece di andare a denunciare tutti i vertici del PD che hanno gestito la più grande banca italiana, e invece di denunciare la Consob, la Banca d'Italia che doveva controllare, che non controlla nessuno, invece di denunciare, andare a recuperare i 20 miliardi che mancano, mette sul mercato la banca, arrivano i fondi Rock, Black Rock, i fondi anglo-americani, i fondi sudamericani, e si comprano la banca, si stanno comprando il paese sotto i nostri occhi, sotto i nostri occhi, ci sono già i lobbisti che arrivano e trattano, c'è Allianz e c'è Prudence, sono fondi che si stanno comprando le nostre spiagge, ci sono già quelli che stanno catalogando i nostri beni culturali sotto i magazzini degli Uffizi, andranno a gestire, non so, Pompei, stanno già comprando le nostre università più prestigiose, scompariranno gli asili nido, quelli comunali. Cosa dobbiamo fare? Farci portare via sotto il culo pensando a una mostra internazionale nel posto più brutto del mondo? Che cosa dobbiamo fare? Gestire delle cose di chi? Noi ci siamo stufati, noi persone come voi, queste persone qua, e compreso me, queste persone qua erano lì sedute prima, erano come voi, erano lì, magari uno faceva il fotografo, l'altro faceva l'aiuto regista, voi siete rimasti lì seduti, noi ci siamo alzati e abbiamo detto facciamo qualcosa perché bisogna fare, non possiamo stare lì, allora abbiamo dimostrato di essere quello che siamo. Non abbiamo preso i soldi, mentre il PD ne ha preso 48 milioni, il PDL ne ha preso 38 milioni, noi non abbiamo preso i 42 milioni, se fosse stato per i soldi facevo il tesoriere, voi vi tenevate tutto lo stipendio, ma chi ve lo fa fare a farvi il culo dalla mattina alla sera, poi mettere lo scontrino per il caffè, ma chi ce l'ha fatto fare? Ma non potevamo fare come gli altri. Non potevamo fare come tutti, entrare nel sistema e dire è la legge, oggi è la legge che è fuori legge, è la legge che è fuori legge. Qui siamo in associazione a delinquere, alla luce del sole, legalizzata. E se c'è una legge che legalizza una cosa illegale, io non devo, ho il diritto ad oppormi a questa legge. Quindi sarà una guerra fatta sull'informazione, anche sulla vostra informazione. Sapete che io ce l'ho con voi. Ce l'ho con voi perché ho fatto parte della televisione, so come si gestisce l'informazione dall'altra parte, faccio dell'informazione, sono 7 anni che abbiamo aperto un blog, questo movimento è nato da pochissimo, so come funziona, ma è l'ora anche di smetterla. Allora ecco perché mi chiamano Stalin, ecco perché questo nano che gira per salvarsi il culo delle sue aziende, ma vi sembra un paese normale che uno condannato per evasione di 300 milioni? Sia condannato a fare 4 ore alla settimana in un istituto. Cazzo, è un investimento della Madonna, è un investimento, lo diamo tutti, poi ci facciamo 2 ore all'asilo, quell'altro fa 3 ore là, con davanti i parenti di Cesano Boscone che non riuscivano a entrare perché c'era i carabinieri, c'era l'esercito, c'era l'elicottero che girava. Con questo qui, questa salma che gira e che promette dentiere, si vede che non ci crede neanche più lui. Una volta raccontava delle palle, ma almeno ci credeva, il patto con gli italiani, 1 milione di posti di lavoro, ve lo ricordate? Era fortissimo a credere nelle palle perché diventavano vere. Adesso non ci crede, sulla dentiera lo vedi che non ci crede più. La massaia, 2000 euro la massaia perché lavora, non ci crede neanche. Vuole salvarsi il culo perché le sue aziende sono a picco. Per media se perde 200 milioni, Mondadori non si vende più, tutta la pubblicità sta drenando in rete. Stanno morendo questa gente qua, e moriranno e faranno queste fini bieche, queste fini di come hanno vissuto, grandi uomini, Dell'Utri un grande uomo, quello che ha fatto sì del riciclaggio dei soldi con la mafia, il condannato, è una bella fine questa qua, là in un pigiama, libanese, in un cazzo di ospedale messo lì, questa è la fine dei grandi uomini? Che fine farà questo qui? In un nosocomio con quelli che non lo riconoscono, che dirà solo Berlusconi e farà le battute ancora nei mezzi di comunicazione? Questo noi dobbiamo scrollarci di dosso questa gente, totalmente tutta, ma prima di andare via devono restituire tutto quello che rubano e quello che hanno rubato. La Corte dei Conti ha detto che mancano 3 miliardi e 600 milioni, 3 miliardi e 600 milioni rubati con truffe semantiche. Vai a leggere i contratti, è tutta semantica, dai finanziamenti ai rimborsi, 3 miliardi e 6.
hanno fondazioni con dentro migliaia di appartamenti, loft, televisioni. Li invogliamo indietro, faremo una verifica noi, faremo una verifica sui loro soldi, come hanno speso i nostri soldi e dove li hanno messi, e ce li dovranno tornare, li metteremo in una banca di Stato e staranno lì a aiutare le piccole e medie imprese, le famiglie. Faremo come i mafiosi, sequestreremo gli immobili con la magistratura. Adesso la magistratura secondo me si sta muovendo, anche perché è una mia impressione, non c'è niente di scritto, anche perché sa che adesso c'è una forza politica importante, che forse è la prima forza del paese, che magari non gli va contro, che magari lo aiuta, che magari dà informazioni, si sente forse più spalleggiata, ecco perché sono intervenuti dopo che siamo andati noi con i pullman all'Expo. Allora, questa signora qua è stata, quando stavano trattando nel Consiglio regionale qui della Lombardia, stavano trattando gli appalti per una infrastruttura dell'Expo, non hanno fatto entrare i consiglieri regionali, si sono chiusi dentro, hanno chiamato i carabinieri non hanno potuto fare niente e hanno tenuto fuori dei consiglieri liberamente eletti dai cittadini per farsi i cazzi loro. Queste cose lo fanno nei comuni, lo fanno in Parlamento, ti dicono hai 4 ore di tempo per dire se sei d'accordo per l'IMU, ma dentro c'è 7 miliardi e mezzo di banche, su 4 ore, se no ci chiudiamo dentro e votiamo. Qui siamo in un fascismo latente, in un fascismo moderato, e noi ci stiamo massacrando il paese con questo fascismo latente. È questo il fascismo, quando lasci milioni di persone fuori, quando le istituzioni spariscono, quando le istituzioni ti compaiono nella cassetta delle lettere con un equitale che ti vuole pignorare la casa. Questo è il fascismo. E tu non hai nulla, perché il sistema si è autoalimentato, si è autochiuso, sei dentro, sei completamente fuori. È finito. Con l'Expo daremo un giro di vita, diremo, cari signori, da oggi in poi c'è quel movimento che, se venite qua, dovete essere trasparenti, per bene e onesti, se no andate in un altro stato. Daremo questo messaggio, altro che andare avanti con questa puttanata qua, perché è una grandissima puttanata. Fateci i titoli, questo l'ho detto per il TG1. Va bene, io ho finito. Se volete fare qualche domanda, signori. Noi, al pari di quando è successo, quando sono stati arrestati i primi giro, quindi dove c'era dentro Rognoni, siamo andati in aula e abbiamo chiesto le dimissioni del presidente Maroni e anche del presidente del Consiglio Cattaneo, perché era impossibile non sapere, al pari di quanto sapevamo noi. È da mesi che abbiamo fatto, faccio degli esempi, gli accessi agli atti per la Maltauro, perché sapevamo che c'erano delle questioni poco chiare all'interno della Maltauro, e infatti adesso è una delle società che sono indagate. E sapevamo tante cose che abbiamo detto in aula, che i controlli non venivano effettuati, abbiamo detto in commissione antimafia che c'era già un'autorità nazionale di garanzia che nel 2008 aveva indicato a Infrastrutture Lombarde e allora il presidente Formigoni che Infrastrutture Lombarde non aveva quel controllo analogo e non faceva gli appalti con pubblicità ufficiale nel 2008. E quindi non sorprendetevi del fatto che domani chiederemo anche le dimissioni con una mozione specifica di censura all'assessore Mantovani, perché, ripeto, l'Expo è importantissimo quando sta succedendo e le denunce che stiamo portando avanti, ma anche nella sanità, negli appalti sanitari c'è davvero una questione inaccettabile, per cui l'assessore Mantovani deve lasciare il suo posto, a pari di tutte le altre persone che sono coinvolte e anche che indirettamente non lo sono, ma che dovrebbero tutelare Regione Lombardia, ma non lo possono fare per interessi di partito. Quindi noi porteremo avanti questa mozione di censura nei confronti dell'assessore Mantovani. Domani, la mia domanda si lega proprio a questo. Monica Napoli, TG24, io volevo sapere, il Movimento 5 Stelle Lombardia, non è un'iniziativa qua a livello nazionale, con quali azioni concrete intende utilizzare l'Expo? Cioè non solo... Si sente, sì? Monica Napoli, TG24, il Movimento 5 Stelle con quali azioni concrete, e insomma magari anche dimostrative, ha intenzione di non chiedere solo il blocco dell'Expo, ma insomma di ottenerlo poi? E al signor Beppe Grillo volevo chiedere se ci risponde in tema nazionale. Lei spesso attacca la stampa e i giornalisti, io stessa sono finita sul suo blog come l'uomo morto che cammina. Quanto invece paga in termini elettorali andare ospite in una trasmissione come Porta a Porta, che lei ha sempre poi di fatto attaccato sul suo blog? Mi interessa prima capire però il Movimento 5 Stelle come intende bloccare l'Expo, perché è più un tema.
la ringrazio per la domanda. Scherzavo. Allora, nel 2011, Expo 2015 poteva essere fermata nel 2011, nel momento in cui i quattro soci, cioè il Comune di Milano, la provincia di Milano, che poi si è tirata indietro, la Regione Lombardia e il Ministero del Tesoro, sottoscrivevano l'accordo di programma. Nel 2011 io mi trovavo in Consiglio Comunale e ho potuto votarla quella delibera, ovviamente il Movimento 5 Stelle ha votato contro. E in quell'occasione cos'era successo? Che Pisapia aveva affermato di non poter non sottoscrivere, quindi doveva aderire per forza a questo accordo di programma che era quello della Moratti, nonostante in campagna elettorale avesse promesso di aderire al progetto diffusa sostenibile del Politecnico, per le ingenti penali. Noi con un accesso agli atti siamo andati a vedere quelle penali ed erano 3,2 milioni di euro su un'opera da 11 miliardi. Quello era il momento in cui potevano uscire e non sono usciti, quindi ovviamente noi in quel momento abbiamo votato contro. Adesso possiamo solo limitare i danni, andare a controllare come viene fatto per esempio nelle opere come le vie d'acqua e per i padiglioni, che non si rubi. È chiaro, ormai hanno tutto smosso i terreni, gli appalti sono tutti usciti, possiamo solo controllare e far pagare a chi ha combinato tutto questo disastro economico, che non pagheremo adesso ma pagheremo nei prossimi anni, dato che è una macchina di debito Expo, soprattutto per le pubbliche amministrazioni come il Comune di Milano, che si è trovato a doversi indebitare, quindi togliendo altri servizi per far finanziare quest'opera che non porterà assolutamente nulla. Un controllo, una vigilanza. Sì, nel 2011 era il momento esatto in cui fermare e lì hanno sono andati avanti. Aggiungo una questione, noi cercheremo in tutti i modi di fermare Expo esattamente come abbiamo fatto fino ad oggi, vale a dire busco qui solo una tua ginetta, esposti, noi stiamo andando avanti ad esposti alla procura, continuiamo a denunciare, perché ormai i primi mesi cercavamo di fare anche atti politici, ma cadevano nel nulla, anche quando approvati all'unanimità non servivano a nulla. Gli organi elettivi hanno difficoltà ad ottenere un risultato effettivo anche quando approvati all'unanimità. Allora siamo passati ad un altro metodo, gli esposti. Su Expo ne abbiamo fatto, ripeto, tantissime nella sanità, nelle infrastrutture, esposti, ricorsi. Siamo un paese malato, però nel momento in cui l'organo elettivo, che sia regionale, comunale, parlamentare, non riesce con atti politici ad andare contro, anche quando in maniera molto ipocrita passa all'unanimità, e dobbiamo passare tramite denunce effettive, evidentemente siamo un paese malato. Quindi noi continueremo a fare esattamente quello che abbiamo fatto, e per certe infrastrutture che sono il cuore, come dicevo prima, il grosso dei soldi che girano intorno, beh, le infrastrutture alcune non sono nemmeno partite e non partiranno con gli esposti che abbiamo fatto e con quelli che appoggiamo, esposti fatti da altri comitati, da altre associazioni che noi spalleggiamo e che incentiviamo a far uscire. Oggi c'è questa forza politica che siamo noi, che dà messaggi chiarissimi alla magistratura di proseguire con quegli esposti. Vede, fino a pochi anni fa, in effetti, la magistratura non aveva una spalla così pesante che rappresenta dei cittadini italiani e che sapeva sulla quale poter contare. Oggi lo sa, e quindi questi arresti, come già diceva Beppe prima, noi non lo sappiamo, ma vogliamo sperare che non siano un caso e che siano davvero un seguito al fatto che ci sono tanti esposti che arrivano nella procura e che danno un segnale. Faccio l'esempio quello dei 31 dirigenti. Ci sono 31 dirigenti illegittimi in Regione Lombardia, mi ha fatto esposto. Qualcuno l'ha raccolto, Robledo ha mandato anche della Guardia di Finanza in Regione Lombardia per verificare come mai anche 5 di questi 31 hanno avuto un aumento di stipendio, nonostante il decreto che blocca gli aumenti retributivi anche per i dirigenti fin tutto il 2014. Quindi noi continuiamo così, perché altre posizioni non le abbiamo, perché abbiamo tutti i partiti contro. Sì, non finivo la risposta, ma qui l'esporo lo deve bloccare ormai la magistratura, noi non possiamo fare nulla, il 90% degli appalti sono stati dati, poi c'è l'appalto, subappalto, subappalto e poi c'è la procedura. Allora, con le procedure loro limitano assolutamente la responsabilità di qualsiasi cosa, con la procedura. Allora, noi abbiamo
per esempio un treno che passa vicino a una località balneare, esplode un vagone, muoiono 3 persone bruciate vive, e lì allora ci sono gli appalti del subappalto, con la procedura, quindi la responsabilità si scarica ogni subappalto e alla fine la responsabilità è di un brasatore del Bangladesh che ha saltato male un calcio. Questa è, e così è l'appalto, il subappalto e l'appalto. Noi abbiamo per esempio una cosa straordinaria di cui potrebbe beneficiare tutto il meridione, che è Pompei per esempio, no? Io sono, non me l'aspettavo, sono 60 km quadrati, migliaia e migliaia e migliaia di visitatori. Allora, di che cosa ha bisogno Pompei? Pompei in questo momento è sotto appalto, di appalti, di appalti. L'appalto funziona così, quando crolla un muretto, chiamano l'azienda appaltatrice e lo ritira su. Allora, ma è già crollato. Allora, Pompei ha bisogno di una cosa molto semplice, ha bisogno, come tutte le gestioni del nostro patrimonio, di manutenzione ordinaria, di muratori, di elettricisti, di idraulici, di gente che se va via un disegno importante prima ancora che venga a mettere delle lacche, in modo da non farlo crollare il muro. Quindi abbiamo bisogno di riprenderci un po', forse buon senso, a me sta un po' sulle palle, buon senso mi fa paura, ma un pochino di buon senso oggi è veramente, se parli di queste cose sei un rivoluzionario, ti dicono che tu dici di no a tutto. Oggi dire di no a queste cose è la vera politica che può fare il cittadino, dire di no. E il populismo, cui noi città, non ci dicono più l'antipolitica perché se la sono presa, adesso ci dicono populisti. Il populismo è l'arte più nobile della politica oggi. E allora ogni cittadino si deve attivare nel proprio mestiere. Lei mi dice perché non vado in televisione, io non vado nei talk show perché conosco la televisione. Non è un talk show, è un faccia a faccia con un giornalista, è diverso. Il talk show li conosco, è una regia, la televisione non è la radio, non è che la gente ascolta quello che dici, vedi, è visione, è immagine. Quando tu parli e mentre parli l'immagine è su Gaspari, puoi dire la teoria della relatività, che diventi un coglione come lui, così. Mentre tu parli ti inquadrano un piede che magari sei nervoso che balla, o l'unghia, magari che è lì l'unghia, oppure un'altra cosa, oppure va la pubblicità, oppure stai per dire, dare un senso al tuo discorso, un attimo, un senso. Io sono un monologhista, non sono abituato a dare concetti. Mi spieghi cos'è il suo movimento, a 30 secondi, perché poi andiamo in pubblicità. In 30 secondi io ti posso solo mandare a fare il culo, mi avanza ancora 10 secondi non è la mia piazza. La Vespa vale perché Vespa ha una, non è Vespa, è la Rai. Io ci sono nato in Rai, io sono ancora un nostalgico, benché abbia criticato e critico come si è ridotta oggi la Rai, 13.000 dipendenti e un 60% del fatturato lo fa fuori con 5 società, chiediamo i nomi, perché no, ma poi voglio dire, lui rappresenta quell'elettorato che crede che io sia Hitler, veramente, Adolf, capisci? Allora viene talmente terrorizzato, perché abbiamo 22 milioni di pensionati in Italia, e io quando parlo magari con un signore della mia età, perché sono anch'io un pensionato, e parlo, dopo un po' che parliamo, magari beviamo un caffè, mi dice, ma come, non mi offende? Ma guardi, io, ma non si mette a gridare, e devo combattere un pregiudizio, e allora vado lì per rivolgermi a quella gente di una certa età che ha un pregiudizio su di me, per dirgli guardate che forse potete condividere o no delle idee, ma io non sono né un violento né uno che è sempre arrabbiato, in fondo la nostra rabbia, la mia rabbia, però è posto che a volte le mette sui giornalisti e sulla stampa, assolutamente sì, ma è una risposta, ma assolutamente, guardi, io metto, sapete perché vi arrabbiate quando io metto giornalista del giorno? Perché io non faccio commenti, metto esattamente quello che avete scritto voi. Allora, non faccio commenti, poi vi arrivano, non è capitato, vi arrivano, sì, no, vi arrivano migliaia di commenti e allora vi sbalordite, perché non siete abituati a un contraddittorio immediato. Scrivete su un giornale o fate una cosa in televisione, è diretta, unidirezionale, non vi aspettate la reazione, la rete è reazione, allora ti prendi le tue parolacce, ti prendi tutto quello che vuoi, io non ve le dico, io ripeto esattamente quello che dite voi. Non è vero, e poi ho tentato di fare una domanda, lei non mi ha risposto. Qual è? Scusi.
scusi. Io l'ho aspettata quando è venuta a Milano l'altra volta insieme ad altri colleghi. Abbiamo tentato di farne una domanda. Ma non posso fare lei delle domande. Lei ha fatto la fotografia buttandoci sul blog e questo istiga violenza. No, no, non mi ricordo questo caso. No, io non istigo violenza. La violenza la fate voi con i vostri titoli del fascista, del nazista. E invece ci dovreste ringraziare. Perché se il nazismo e il fascismo non c'è ancora in Italia, mentre c'è in Ungheria, c'è in Grecia, c'è in Francia, c'è in Olanda, c'è in Finlandia, lo dovete perché c'è un movimento 5 Stelle che è talmente violento che ha portato 10 milioni di italiani alle votazioni. Non siamo andati nelle piazze a spaccare tutto, siamo andati nelle piazze a prendere delle firme, a presentarci alle elezioni e essere regolarmente eletti. È questo, e siamo la vostra, non la sua, ma siamo l'assicurazione sulla vita di questi politici, invece di darci dei nazisti, mi sono sentito dare di tu. E allora, ripeto, Vespa parla a una clientela così, di gente un po' spaventata. Io capisco che uno di 70 anni, magari con la doppia casa, c'ha una pensioncina che gli permette di galleggiare, ha paura di cambiare lo status quo, perché dovrebbe votare uno che grida, che dice parolacce? Lui sta lì, in fondo galleggia, i prezzi sono bassi, i voli sono low cost, vive. Questa è la nostra Italia, metà Italia sott'acqua, l'altra metà pensionati e dipendenti pubblici sopravvivono, perché dovrebbero cambiare tutto? Cambierà tutto quando non arriverà più la pensione e non arriverà più lo stipendio pubblico, e ci siamo. Noi la nostra bolla, tu siamo seduti in queste banche che stampano soldi dal nulla, che creano soldi, che creano spread, e l'economia reale non c'è più. Questa bolla deve ancora scoppiare. Abbiamo 200 trilioni di dollari di soldi virtuali con un'economia mondiale che va sui 70 trilioni, cioè un terzo dell'economia reale, e tre volte è questa mole di soldi virtuali. Il debito ce lo scambiamo. Adesso andiamo col fiscal compact, cosa pensate che succeda? Ma veramente, che noi miglioriamo la crescita, miglioriamo il PIL, come dicono questi cialtroni, basta con questi specialisti. Non c'è stato un economista che abbia previsto la crisi del 2008. Andatevi a vedere tutti gli specialisti in televisione che ospitate nei talk show, perché non glielo dite? È che non siete informati. Andate a vedere cosa diceva, non so, un politico nel 2011. Ve li dico io i referenti. Andate su Google, come dice Berlusconi, Google. Andate su Google e digitate Bersani Floris Festival dell'Unità. E vedete che nel luglio del 2011, alla domanda di Floris, ma voi del PD firmerete il fiscal compact? Lui ha detto mai ci metteremo Bersani, mai ci metteremo in mano degli usurai che ci strangoleranno per 20 anni. Mai. Dopo 2 mesi tutto il PD ha firmato, complessivamente tutti hanno firmato. Lo stesso Tremonti ha detto mai con una roba così, sarebbe un suicidio economico. Dopo 2 mesi tutto il partito all'unanimità hanno firmato. Questa è la gente che mente sapendo di mentire, e voi siete il tramite di queste menzogne, perché basterebbe essere un po' più informati, avere un iPad, basterebbe un iPad quando parli, dice, ha detto così, aspetti un attimo, ti, vai lì e dice, ma guardi che lei ha fatto questo e questo, ha votato questo e questo, gli ha muto le reste. Io vado dove devo andare, vado, mi faccio fare domande da tutti, ho fatto interviste in tutte le televisioni del mondo. A voi non interessa un concetto, non vi spiegate neanche come ha fatto un comico con delle persone così a diventare forse la prima forza della politica di questo paese senza soldi. È un miracolo, votiamo col cellulare, non avete ancora capito. Io non sono il leader in contrasto con questo Ebettino. L'Ebettino ha una faccia già dalla faccia. Questo qui che parla, zompetta, fa, lo capisci benissimo chi è, lo capisci? Ce n'avevamo uno tutti a scuola così, che come a prima bocca gli davi uno schiaffo nell'orecchio, era così. Ora, possibile che non capiate che c'è una differenza tra un bamboccio e un uomo? Io perlomeno posso sbagliare, tutto quello che vuoi, noi possiamo sbagliare, ma siamo uomini. Bravo, eh sì. Una forza, poi tra poco sarete in Europa. Che tipo di politica pensa di provare ad attendere? Cioè, nel senso, quella italiana abbiamo visto come vi ha accolto. E pensate che raccontare l'Italia, come la sta raccontando il Movimento 5 Stelle, a chi fa politica a Bruxelles, venendo da altri paesi, o Strasburgo, che cambierà qualcosa, che siamo pronti ad ascoltarvi, o l'Europa assomiglia più all'Italia che state combattendo? No, io non è che noi andiamo umilmente con 7 punti. Noi abbiamo forse l'unico movimento che ha dei 7 punti, non è che andiamo a discutere il fiscal compact, lo vogliamo abolire, non è che andiamo lì a dire gli euro bond possiamo farli o no, si devono fare, ci spalmiamo il debito,
il 3% del parametro di Maastricht va sforato. Il pareggio in bilancio in Costituzione non lo vogliamo, è la nostra politica fiscale. Gli investimenti devono andare alla nostra agricoltura, allevamento e i nostri prodotti tipici con i finanziamenti che diamo. Teniamo presente che noi siamo il terzo investitore nell'Europa, diamo 15 miliardi all'anno, ci sono andato due volte, uno con un magistrato di Napoli, perché 9 miliardi su 15 vanno a tre regioni, vanno dentro tre regioni, Calabria, Sicilia e Campania. Abbiamo chiesto dove vanno, io mi vado a documentare dove vanno i finanziamenti dei nostri soldi quando ci ritornano in Italia, no, ce ne ritornano 9. Vai a vedere, non si capisce, di nuovo siamo sulla trasparenza. Il ladro se lo illumini, non ruba più. Non è che ci vogliono super forze, task force per le cose. Lo illumini, devi dire: hai fatto questo, fammi vedere nome, cognome, i soldi, che cos'è questo? Mi devi spiegare tutto. Siamo andati a chiedere questo, non c'è ancora adesso. Se vai a vedere i finanziamenti, vanno a un'ipotetica società SRL, il progetto è Cinzia, e poi c'è la cifra, 100.000 euro a Cinzia di un SRL. Io vorrei sapere chi è Cinzia. Quella porcona della Cinzia che si prende qui. Allora, noi andremo lì, noi diremo i finanziamenti, ve ne tenete 5, ce ne date 9, questi soldi devono andare non alle multinazionali, perché il Parlamento non c'è il Parlamento. Noi vorremmo attivare un Parlamento di cittadini che decida, non le commissioni dove c'è un politico e ci sono 18 lobbisti attorno al politico. Allora i finanziamenti che vanno al trasporto su gomma, basta, i lobbisti che finanziano ancora i fossili, loro fanno, la Germania fa una politica straordinaria per le energie rinnovabili, però poi a noi ci obbliga a seguire una politica di idrocarburi e di gas, ma basta. Non abbiamo bisogno di importare gas da uno che fa guerre civili nel mondo, non abbiamo più bisogno, possiamo, ogni edificio può produrre un kilowatt in più, possiamo trovare, mettere efficienza, passare dal petrolio alle rinnovabili, ci fanno gli oggetti con le stampanti 3D, ma vai a vedere come fanno le turbine Lavio in Piemonte, dove fanno gli F-35, li fanno con le stampanti 3D. Le stampanti una volta le ho presentate io 4 anni fa, facevi un fischietto, delle cose. Adesso fanno case, barche, le dentiere, non le deve dare Berlusconi, se la fa il pensionato con una stampante 3D messa nel comune e si mette anche il suo boss perché lui non dà il collante, dà solo una dentiera che poi gli scappa, hai capito? Allora, a parte questo, allora c'è tutto un mondo nuovo, passare dal fossile al rinnovabile è un cambiamento epocale, devi programmarlo. Non è che puoi fare l'energia mese per mese, lo facciamo, e la politica è spostare il carico fiscale, lo portiamo sul fossile, su chi fa cose usa e getta, chi fa monouso, e invece privilegiamo chi design, gli ingegneri e chi progetta cose. Oggi siete fuori voi, siete fuori misura, siete fuori data. Oggi i dati che ci sono nel mondo, sono ogni 2 anni raddoppiano i dati. Non hai più bisogno di fare sondaggi, hai l'effetto, non è la causa, hai un'enorme mole di dati che puoi prevenire le cose che succedono, ancora prima. Ci sono 7 miliardi di oggetti collegati tra loro, 7 miliardi di oggetti collegati tra loro. C'è il frigorifero che è già collegato col tuo medico curante, che se mangi un po' più grasso manda una mail al medico curante, il frigorifero che parla con una stampante del tuo medico, il gabinetto mentre fai la cacca manda l'analisi della tua cacca al tuo medico e ti dice cosa hai mangiato, a casa hai cagato delle cose pazzesche, e succedono già. Oggetti, forchette che vibrano mentre se mangi più veloce perché ti fa male, spazzolini che ti indicano se ti sei spazzolato bene i denti. Il mondo sta andando avanti così, cari signori, con meno lavoro, più automazione, più innovazione. Noi abbiamo bisogno di questa gente qua, abbiamo bisogno di gente che prospetti un futuro ai miei figli e ai tuoi figli. Che non è questo qua del cemento, del calcestruzzo e di prendere per il culo gli italiani, è un altro futuro che vogliamo. Quindi, se ti ho risposto... Grillo, Martina, prendi la testa e la copia. No. Cos'è quella lì? La gabbia. Grillo, quali sono le responsabilità politiche di Renzi e del ministro Lupi e cosa pensa del ruolo di Cantone? Cantone l'ho detto prima,
è un ruolo che non riesco a capire se arriva e si rende conto adesso di questa super task force che vuol fare per il controllo, ma ormai è troppo tardi. Quindi va a sostituire un commissario, anche lui che si accorda, detto, ma come è potuto succedere? Siamo in una visione fantascientifica del controllo, non si fa prima il controllo, poi fare dopo che hai dato il 90% degli apparati. In quanto a Renzi, penso che sia, che appartenga a quella schiera di malati, c'è una malattia che si chiama alexitimia, o alessitimia, ed è tipica di queste persone, cioè non hanno la capacità di distinguere le emozioni proprie e quelle degli altri, perché non hanno le parole per distinguere. E sono questi della JP Morgan, sono questi che passano da Monti a Letta a lui, diventano cinici, diventano cattivi, lui vuol fare il simpatico e non c'è peggior antipatico di chi vuol fare il simpatico a tutti i costi. Ormai la gente ha capito, fa dei balzelli, dice, aveva i bambini di nuovo davanti a quelli che gridavano oggi Renzi, Renzi, ora bisogna prendere le maestre e licenziare queste maestre, giusto? Quindi Renzi appartiene a questa schiera di sfascisti, sfascisti, stanno sfasciando il paese in modo moderato. Danno il paese in mano alle grandi multinazionali, alle banche, io ho detto prima, ha messo il suo commercialista, il suo avvocato, il suo finanziere dentro le poste, dentro Finmeccanica, dentro tutte queste cose che vengono svendute, come è stata svenduta la Telecom, come è stata svenduta l'Olivetti, con tre telefonate di tre magliari che si sono comprati, l'unica cosa che una delle poche cose che potevamo essere orgogliosi, no? La Telecom, sulle prime 100 brand del mondo non ci sono più le grandi aziende di petrolio e di automobili, ci sono solo aziende tecnologiche, aziende di telecomunicazioni. Noi ci siamo svenduti la nostra e lui prosegue in quel senso lì, prosegue in questo cinismo, in questa cattiveria che ha una persona che non distingue le emozioni degli altri e le proprie, come Monti. Loro fanno quadrare un conto, allora vengono qua. Io mi sono andato a leggere la legge che è stata fatta due giorni fa, legge sulla casa, e lì c'è il finanziamento di 25 milioni per l'Expo. Lui ci mette la faccia e il culo ce lo mette l'italiano. Perché saranno questi 25 milioni, faranno dove li prendono? Aumento della benzina, aumento del riscaldamento. Quindi andiamo sempre a debito con questa gente qua. Quindi stanno distruggendo il paese, ma con moderazione. Con moderazione. E mi girano più i coglioni a me quando distruggo un paese con moderazione. E allora questa è la gente che non percepisce i sentimenti, dice 2 più 2 è 4, e se quel 4 lì significa far morire metà delle imprese italiane, se questo 2 più 2 è 4 fa morire uno Stato come la Grecia, che bastava salvarlo perché era il 2% del PIL europeo, se questo 2 più 2 è 4 fa disintegra 4.000 persone che si ammazzano perché sono disperate, loro non si pongono il problema perché non riescono a capire, non per cattiveria, non hanno la capacità di interpretare le emotività e le emozioni. Io sono una persona come voi, mi incazzo, mi arrabbio, dico anche qualche parolaccia e la dico e sono convinto che una parolaccia veicoli meglio un significato e una frase, arrivi proprio magari al cuore, e non è volgarità dire una parolaccia, la volgarità è dire che è una puttana, la chiami escort, questa è una volgarità. Allora noi diciamo le cose come stanno, possiamo sbagliare, io non sono un comico, ma sono sempre quello lì, eh? Cioè io non mi sono trasformato, io non sono l'antagonista di Renzi. Quando mi mettono Berlusconi, io sono capo politico perché per candidare il movimento alle elezioni, che non è mai successo, ci voleva una dicitura di giurisprudenza, perché come mi qualificavo, il movimento di chi, cosa c'è, devi parlare con uno, e allora ho dovuto mettere capo politico, mi sono un po' gasato. A capo politico è solo nel documento per iscrivere un movimento e mandarlo dentro, è la prima volta nel mondo che un movimento va dentro un Parlamento, almeno in Italia. Allora, ma io non sono l'antagonista di Renzi o l'antagonista di Berlusconi, l'antagonista di Renzi e Berlusconi sono l'intelligenza, l'onestà e la trasparenza, non io. Io non sono candidato né candidabile. Non ho mai preteso di avere una poltrona, io ho usato i miei soldi, abbiamo chiesto 2 euro, 5 euro, 10 euro, ho dato a disposizione la mia vita per 6 anni, non me l'ha fatto fare nessuno, eh? Io stavo bene, ero dentro la mia villa, mi avete fatto vivere benissimo, per l'amor di Dio, e perché faccio questo?
Perché uno un giorno butta magari nel cesso la propria carriera e fa una roba così? Perché si sente di fare qualcosa per gli altri, perché dagli altri ha ricevuto un sacco di cose, come ho fatto io, e non c'è rientro economico, e li manda in crisi. Allora i giornali, Repubblica, Olivetti, De Benedetti, che nelle prime pagine dice quanto guadagna Casaleggio, a 535.000 euro il blog della Casaleggio, di Grillo, capito? La cascata, mettono i ricavi, non mettono i costi. Ma basta che fate, quando fate le domande quanto guadagno, quando non guadagno, mandateli a prendere la mia dichiarazione dei redditi, ma ve lo dico io, è pubblica, andate a prendere alla Camera di Commercio quello che guadagna Casaleggio, è un SRL, con 5 euro prendete tutti i dati. Allora, se uno fa così, li manda in bestia questa roba qua, li manda in bestia perché dicono come chi c'è dietro, la JP Morgan, chi c'è dietro, lui che comanda dall'alto, ma abbiamo fatto 73 candidati, ne conoscevo 10, 73 candidati magnifici, il più scemo parla tre lingue. Sono tutta gente che ha vissuto all'estero, 73 persone meravigliose scelte dalla rete, il 50% donne e il 50% uomini. Non abbiamo fatto le quote rosa. Le quote rosa sono uscite spontaneamente, perché quando uno può votare liberamente, vota metà donne e metà uomini, come abbiamo fatto noi, senza imporre dall'alto quote rosa. Questo è un cambiamento che non avete ancora capito. La rivoluzione, ci siete dentro. E allora magari esserci dentro non la capisci, forse non la capisco neanche io. Io ho un cellulare e voto col cellulare, ho questo cellulare come un rabdomante, lo punto lì e dico, cazzo, vai un po' a vedere lì un attimo, non ti fidare, sii curioso, dico alla gente questo, non dico datemi il voto o io ho ragione, io sbaglio anche per voi che siete lì, sbaglio anche per la gente che non si mette mai in gioco, sbaglio per quello. E allora potrò avere un sacco di difetti, ma ce l'ho come uomo, come persona. Io non faccio quella fine lì, se io affronto processi, affronto qualsiasi cosa, sono pronto, sono qua, non c'ho scorte, non c'ho niente, vado nelle piazze, la gente ci abbracciamo, c'è qualcuno che mi grida qualcosa, io rispondo, io sono lì, presente, sempre, per la gente, e tutti i miei colleghi, i miei parlamentari sono oggi nelle piazze e fanno più piedi di me, fanno più gente di me. Perché la gente vuol parlare con la politica e noi siamo lì a disposizione dei cittadini per parlare. E questo è un cambiamento che non c'è mai stato. Voti, votiamo. Io voglio una civiltà così. Voglio che i cittadini decidano con i referendum propositivi senza quorum da inserire nella Costituzione, con le leggi popolari, 50.000 fanno una legge, il Parlamento è obbligato, così non è ancora obbligato a parlarne. Voglio il recall, abbiamo inserito il recall, se tu vieni eletto dall'elettorato e ti manda in Parlamento e non rispetti il programma, 500 che ti hanno eletto ti mandano a casa se non rispondi, come negli Stati Uniti. Che cosa c'è? E poi cosa significa? Che tu ti candidi con un partito e poi non sei più d'accordo con l'leader e te ne vai in un altro a prenderti 20.000 euro al mese? Allora noi abbiamo messo delle multe, abbiamo messo un contratto, noi vogliamo che invece si possa, che ci sia il vincolo di mandato, ci deve essere il vincolo di mandato, sei vincolato, se sei stato eletto lì ti dai le dimissioni e ti fai rieleggere in un altro partito. Vogliamo modificare in questo senso la Costituzione. E poi non ci devono essere costituzionalisti che ci spiegano la Costituzione, si capisce benissimo. Abbiamo una Corte Costituzionale che ci ha messo sette anni per sapere se era costituzionale la legge elettorale, 7 anni, dai! Io la Costituzione la conosco. 9.349 parole, diviso in 480 periodi, ogni periodo c'ha meno di 20 parole, perché hanno scritta così? Per farcela capire meglio, perché sotto le 20 parole la comprensione di un periodo è più semplice. Di chi ho bisogno? Del costituzionalista. Ho bisogno che alle scuole la insegnino, ho bisogno di rispettare, ecco perché poi noi non sappiamo nulla, ma andiamo a votare e non sappiamo nulla. C'è l'inno italiano, viene fischiato, perché viene fischiato? Allora la tendenza è mettere in galera chi fischia l'ordine pubblico, non sono problemi di ordine pubblico, sono problemi culturali, perché la gente fischia? Perché i veneti vogliono essere indipendenti? Perché i sardi vogliono essere indipendenti? Perché il Friuli vuole essere indipendente? Chiediamoci questo, perché non c'è più lo Stato, perché non c'è più lo Stato, perché io non mi stupisco se il Veneto vuole stare per i fatti suoi, non mi stupisco, invece divento pazzo quando il nostro Presidente della Repubblica riceve un condannato in via definitiva al Quirinale con i corazzieri, è quello che mi manda in bestia. Allora, per eliminare queste autonomie, questi indipendentismi, bisogna rafforzare lo Stato, cambiarlo, mandare a casa tutta questa gente, tutta,
tutta, sono tutti coinvolti, onesti e disonesti. Perché se sei onesto rimani nella merda, ti sporchi di merda. Però agli anni di queste due inchieste, cioè infrastrutture lombarde e ultime arresti Expo, non c'è un solo esposto o una sola denuncia che sia entrata agli atti. Volevo capire come vi spiegate questa cosa. Uno. Due, oggi Berlusconi ha detto, mi aspetto che abbiano allargato i cessi a Bruxelles per voi. È una battuta non molto carina, volevo capire come siete riusciti. Magari, io... magari sono collegati con il campanti del medico. Sì, brevemente, noi crediamo nel principio dei poteri distinti, per cui noi facciamo gli esposti alla magistratura. Grazie al cielo la magistratura per noi è uno dei tre poteri distinti da quello legislativo, quindi noi non seguiamo qual è l'iter di questi esposti ed è corretto che sia così, se i principi che tengono in piedi una democrazia, cioè dei tre poteri distinti, è ancora significativo. Come dire, siamo stati abituati da un Berlusconi che per 20 anni pensava di comandare la magistratura, di decidere che cosa far fare la magistratura, noi operiamo in un altro modo, nel rispetto delle istituzioni e dei poteri differenti e distinti. Quindi noi non sappiamo che fine fanno i nostri esposti, noi li facciamo però. Noi siamo un organo legislativo, la magistratura faccia il suo lavoro. L'ultima. Sì, volevo capire sopra quale, qual è la soglia minima delle elezioni europee, sopra quale andrà a chiedere le dimissioni di Napolitano. Andiamo a tutti i sei, andiamo. Dunque, noi volevo dire finire con il programma, finirà se non accetteranno il nostro programma. Abbiamo già indetto un referendum per uscire dall'euro, abbiamo già indetto da fare dopo le elezioni, anche se non è costituzionale, lo faremo consultivo, lo faremo, raccoglieremo milioni di firme per gli italiani per uscire dall'euro. Se prendiamo qualche parlamentare in più del PD, noi o il giorno dopo, o dopo due giorni vedremo, faremo, almeno io, non voglio lanciare nessuna cosa perché poi ti danno del... dell'attentato alla sicurezza nazionale, io farò da solo, vado, faccio una gita a Roma, mi guardo, vado lì e se qualcuno vuol venire viene, va di sua iniziativa, io non dico nulla, io saremo lì, probabilmente se sarebbe bello fare una gita tutti insieme, essere qualche milione, 800 mila, e chiedere a questo signore che ormai è un'età venerabile di spostarsi anche lui a Cesano Boscone in modo che si tirano sul morale i due signori della grande politica italiana. Dopodiché ci sarà un'elezione finalmente, le elezioni anticipate, e finalmente andremo alle elezioni col vecchio porcello riformato dalla Corte Costituzionale. Quindi il governo e il Parlamento che sarà legittimato dalle elezioni potrà mettere mano alla legge elettorale, perché questo non è assolutamente legale, è anticostituzionale, anche se hanno trovato che è anticostituzionale ma non è legale, oppure è legale ma non è anticostituzionale. Quindi, noi abbiamo già la nostra legge elettorale, l'abbiamo dibattuta, 250.000 persone hanno detto tutti i punti, li abbiamo sviluppati in 9 settimane, ce l'abbiamo già, è l'unico movimento che ce l'ha in Italia, abbiamo le nostre cose, noi andiamo avanti così. O le persone capiscono che questo voto non è un voto così a un programma, è un voto politico, cioè o noi o loro. Allora gli italiani devono dire, devono capacitarsi e dire vogliamo continuare con queste Expo, dare la propria vita in appalto, in subappalto, la precarietà del loro lavoro, della loro vita, oppure cercare, ma con un po' di incognita, di dire forse il movimento, forse hanno detto quello che hanno fatto, forse hanno diritto di provarci. Noi peggio di questi non potremo mai fare, ve lo dico, ve lo scrivo qua. Quindi però avremo anche il diritto di poter provare ad andare a governare questo paese. E lo faremo, perché oggi siamo, io avevo qualche titubanza all'inizio perché eravamo, ma oggi abbiamo delle persone che sono preparatissime, sono oneste, vanno in televisione e fanno delle figure straordinarie, quindi non abbiamo niente da invidiare a nessuno. E cambieremo questo paese, lo cambieremo dalla radice, bisogna ripensarlo perché è un pensiero questo, non è un partito politico che si sostituisce a un altro, è un pensiero dell'economia, del PIL,
è un altro pensiero, un altro, quello che ci ha guidato fino adesso ci ha portato al disastro. Il comunismo, non ne parliamo. Quindi un piano B, noi siamo un piano B. Se gli italiani ci danno un minimo di fiducia, proviamo. Poi se andremo male, io so che fine farà. Io so già che mi rottamerete e poi mi troverete un posto come no, no, Europa la mia. Vado con la Zanetti, siamo là. Grazie. Scusi Grillo, invece di fare una conferenza stampa non è andato stamattina nella sede di Expo per parlare, magari incontrare faccia a faccia i vertici di Expo, magari anche ma no, premier, ma perché oltre che tanti slogan e parole per fare anche le vostre proposte, per dire no, ma noi saremo lì, non ci ascolti. No, ho capito, perché, sì, perché poteva dire invece di incontrare i giornalisti che se ne lei ha già deciso la risposta appunto. Il tono della domanda è perché l'avete fatto, perché non l'abbiamo fatto per il semplice fatto che se andavo là poteva subentrare la cosa, andare là a fare, avevamo un assist un po' brutto, lui si dice le sue cose, il Leventino dice le sue cose, ci mette la faccia, fa queste cose, noi ragioniamo in un altro modo. Non è... Io con Leventino l'ho conosciuto, cioè l'ho conosciuto, non l'ho conosciuto, ho avuto a che farci una volta. Leventino è scaltro, è cinico, quando siamo andati là io non ero che volevo non parlare, io ero andato là perché sono la rete, mi ha detto vai, vai, sono andato, poi non ero mal disposto, non sapevo chi avessi incontrato. Non... Allora ero lì e lui arriva prima di sedersi, dice la televisione non la mettiamo, per farti lo stream, televisione no. E poi mi dice, scusa ma guarda, così con un fare molto familiare, dai, che lì, scusa, non voglio chiederti niente, non voglio né fiducia, né niente. Guarda, tu devi solo stare in silenzio e io ti dico le cose che voglio fare, va bene? In silenzio, tu mi dici le cose, perché poi le dice che le cose che voleva dire erano il nostro programma. Allora che cosa avrei dovuto dire se lui mi diceva vogliamo le province? Sì, so che non è vero, però è il nostro programma, facciamo la legge elettorale, sì, vogliamo il senato, dovevo fare sì. E poi ho detto ma che si permette, io devo stare zitto a sentire il suo compitino, ma perché? Chi rappresenta lui? Ho fatto un atto di megalomania mentale, ho detto chi rappresenta questo? Io in fondo rappresento quasi 9 milioni di persone, lui chi rappresenta? Nessuno, ecco perché non l'ho fatto parlare, non puoi avere un contatto con della gente che mente sapendo di mentire, è la base della politica, se menti, se dici io farò il presidente del consiglio solo se sarò eletto e poi diventi così, non farò mai le scarpe a letto e faccio così, tolgo le province, sapete com'è andata, noi leggiamo le carte, non c'è nulla, c'è una menzogna semantica, gli 80 euro, aggrapparsi e arrivare al 25, prometterebbero qualsiasi cosa queste persone per arrivare al 25, qualsiasi cosa, e poi vediamo i documenti, non c'è nulla, tutte le decisioni sono state postate dopo il 25, gli 80 euro li hanno presi da una parte dall'assegno, hanno tolto l'assegno familiare al coniuge a carico, andiamo a vedere le leggi e non c'è scritto abrogato assegno del coniuge a carico, c'è scritto armonizzato, usano le parole della pubblicità, gli asterischi nelle leggi. Questa gente non è credibile, gliel'ho detto, non siete credibili, qualsiasi cosa dite, mentite, come ha mentito Letta, come ha mentito quell'altro prima, Rigor Mortis, hanno mentito spudoratamente, quindi basta, questa gente deve, non c'è più dialogo con questa, va spazzata via, come un cibo avariato, spazzata via, con democrazia come siamo noi, ma spazzata via in blocco. Beppe. Riusciremo? Italiani? Italiani? Per ora, questo l'ho fatto per Canale 5, apriranno il TG con gli italiani, ecco, l'avete visto? È Adolf Grillo mi chiama. Ma te pensa a questo shoot? Ma guarda che è pazzesco! Io non vedo l'ora di vederlo. Maleducato, con i soldi pubblici viene qua, fa campagna, il Parlamento non possono soffrire perché è uno zerbino della Merkel, fa queste cose, poi viene qua a fare campagna del PD e si candida lui come presidente della commissione, di nuovo. È un crapù. Beppe, ma oggi Renzi in conferenza stampa ha detto che ha sminuito
ha sminuito quello che potrebbe essere il risultato elettorale delle europee. Cioè, tu stai dando importanza al risultato europeo e oggi Renzi... Vedi come si pareggia, si pare già il culetto, ha già perso, lo sa, e allora dice sì, ma non contano quelle cose. Sarà questo, l'atteggiamento dei media sarà questo, sì, ha vinto così per 2-3 parlamentari in più, ma poi è un'altra cosa, non molleranno facilmente, quindi con la gita su Roma portatevi qualche provvista. Grazie. Zitta però, per favore, si vede?